Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. Con questo video diamo inizio al tutorial intitolato Impariamo a creare il nostro sistema da soli, dove vi parlerò del sistema integrale, del sistema ad un errore, del sistema ridotto e del sistema condizionato. Vi descriverò come vengono rappresentati e il loro sviluppo, ma la cosa più importante è che passo passo impareremo a creare i nostri sistemi da soli, a secondo delle nostre idee e dal budget delle nostre tasche. In una singola schedina, chi scommette vince nel momento in cui indovina tutte le partite che ha giocato. Se questo requisito viene a mancare, essa viene considerata perdente. Nei sistemi non è così. E infatti nei sistemi si vince anche se alcuni esiti non sono esatti. Ma com'è possibile? Semplicemente in un sistema di scommesse non si gioca una singola schedina, ma un insieme di schedine che permettono a chi le gioca di ottenere una vincita, anche nel momento in cui un evento da lui pronosticato non si verifica. Questi vengono definiti sistemi e si differenziano in sistema integrale e sistema ridotto. Un sistema integrale prevede uno sviluppo di più simboli scelti su uno o più eventi, in cui automaticamente si generano più colonne. Sono molto funzionali sugli eventi per i quali siamo in forte dubbio, perché permette una specie di copertura naturale. Su un evento si potranno scegliere due o più simboli. Ovviamente più simboli si scelgono, maggiori saranno le combinazioni delle colonne e maggiore sarà la spesa. Bene, per il momento chiudiamo qua questa puntata. Nella prossima continueremo con il nostro tutorial, con altre preziose informazioni per capire come sono strutturati i sistemi e come crearne dei nostri. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!